e quali sono state e quali sono ancora oggi le storture che esistono all'interno del sistema giudiziario. C'è l'impressione che si ha anche da osservatori che i magistrati spesso abbiano dei grandi poteri e che questi grandi poteri non sono controbilanciati dai diritti che hanno i cittadini che vengono indagati, perché spesso, diciamo, questo grande circo mediatico giudiziario che si è andato un po' a instaurare in Italia negli ultimi anni ha sempre messo una persona indagata nelle condizioni di essere considerata non nella sua veste di un presunto innocente, ma sempre un presunto colpevole. Con la vicenda Errani qualcosa è cambiato. Io volevo chiedere cosa ne pensava lui. Mi hai fatto una domanda difficile alla fine. Sì, vabbè, a parte che insomma, mi sembra che ci sia una evoluzione nel momento in cui la garanzia si dà alle persone che non sono condannate in maniera definitiva, e soprattutto per la storia che hanno, nel senso che in questo caso è stata messa in evidenza, no, la differenza tra il trattamento riservato al sindaco di Venezia rispetto al presidente della regione Emilia-Romagna. Beh, insomma, lì c'è una differenza enorme, no? Che penso non sfugga a nessuno, nel momento in cui il sindaco di Venezia riconosce la colpa, riconosce la condanna nel momento in cui patteggia. Quindi lì l'amministratore pubblico che viene accusato e quindi la sentenza viene applicata immediatamente grazie al riconoscimento dell'imputato. Beh, insomma, partendo dal fatto che chi rappresenta l'amministrazione pubblica deve essere il primo, che deve dare l'esempio, non può rimanere in quel ruolo, è una conseguenza logica. Diverso è un amministratore che prima viene assolto, poi viene condannato e quindi c'è il terzo grado di giudizio che deve decidere, dove lui si professa innocente e quindi vale la presunzione di innocenza. Mi sembra un comportamento, anche questo, molto logico, che non va ad essere contraddittorio rispetto al passato. Poi guardate, io non giudico i pesi e i contrappesi, perché è un argomento che non conosco bene come gli altri, per cui non mi arrischio a fare delle valutazioni particolari. La cosa che mi preme sottolineare, però, è che il cambiare verso è soprattutto, per quanto mi riguarda, dare il buon esempio. Dare il buon esempio, cioè gli amministratori non possono più permettersi, mai più, di andare ad assumere responsabilità di governo di qualsiasi livello, dal piccolo comune appunto al governo del paese, non avendo la consapevolezza di essere i primi a rispondere dal punto di vista morale, dal punto di vista materiale, da tutti i punti di vista, come esempio specchiato per tutti gli altri. Ecco, questo è un tema che io ribalto sul cittadino comune, non tanto sul giudice. Il giudice, poi abbiamo visto che ci sono delle storture, nel senso che hanno un potere a volte eccessivo, perché riescono a distruggere la vita delle persone, no? Con forse eccessiva leggerezza, per cui i contrappesi servono anche per, insomma, equilibrare un potere che altrimenti rischia di essere esagerato, no? È chiaro che in presenza di Berlusconi questo ragionamento aveva poco senso, perché lui stesso era l'esempio, no? Non quello che era la figura specchiata che andava a rappresentare tutti i cittadini in un luogo di responsabilità, ma al contrario era l'immagine del furbo che riesce a svicolare tutti i tentativi di incastrarlo, che erano sotto gli occhi di tutti la cosa giusta da fare, no? Per cui, secondo me, è cambiato un mondo, è cambiato un mondo, si è cambiata una pagina, e penso che tutte le persone che d'ora in avanti assumeranno un ruolo di responsabilità, anche a causa di tutte le
corruzioni che ci sono state negli ultimi tempi e che sono state stigmatizzate in maniera molto evidente dai cittadini, a differenza di pochi anni fa, di pochi mesi fa. Oggi c'è una stigmatizzazione violentissima nei confronti di chi non sta nella retta via. Beh, insomma, io penso che sia un modo anche per correggersi che aiuta a assumere le responsabilità in maniera più corretta, ecco. Quindi non fatemi giudicare i giudici perché faccio fatica, però io penso che si sia aperto una stagione nuova anche dal punto di vista dell'assunzione di responsabilità politica da parte di tutti. Bene, allora il tempo è scaduto. A me fa sempre impressione venire alle feste dell'Unità in questo periodo, perché un tempo ero abituato a sentire discorsi su come riprendersi da una sconfitta, lacrime, rughe. Adesso invece si è passati a come capire come prendersi il paese, che è una cosa significativa ed è anche costruttivo parlarne. Io ringrazio tutti quanti e buona serata. Ci sono molti posti dove mangiare, divertitevi.